La ricerca archeologica non è necessariamente legata a un obiettivo di rinvenimento di cose. Il nostro lavoro è rivolto a ritrovare documenti che ci danno informazione, ci danno conoscenza. È un lavoro scientifico, non è una caccia al tesoro. Detto questo, evidentemente, se qualcosa viene fuori ci fa piacere, perché appunto sono tutte informazioni che arricchiscono le nostre conoscenze. E quindi ci occupiamo anche delle piccole cose che naturalmente non mancheranno anche in questo caso di darci informazioni utili, perché appunto a noi ancora interessa capire tante cose di Monte Abramo, come si articola nello spazio, cosa è successo nel tempo, come si è formato, come si è trasformato, come è stato abbandonato. E quindi estendendo i lavori nelle zone che abbiamo già individuato, alcune risposte a queste domande certamente arriveranno. Abbiamo molto da lavorare nella necropoli, perché sono moltissime le tombe che ancora aspettano di essere scavate. Abbiamo molto da lavorare nella zona sud-occidentale, cioè dove ci sono gli edifici nuragici che abbiamo in parte indagato, hanno ancora molto da rivelare. E poi sicuramente il grosso dell'indagine sarà rivolto alla prosecuzione dello scavo della necropoli e delle sculture, procedendo in direzione verso sud, cioè quella che abbiamo visto più promettente, che speriamo ci possa anche riservare interessanti sorprese, perché sappiamo che questa necropoli è ancora incompleta, abbiamo soltanto gli uomini, ci manca tutto il resto della società.